la Presidente del Consiglio provinciale. Un incontro dibattito dedicato alle donne, con i dipendenti e i dipendenti della provincia di Napoli, la presentazione del progetto Salute Donna, si è svolto giovedì 27 marzo presso la Sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti. Anche quest'anno, ha sottolineato l'assessore alle pari opportunità Giovanna De Giudice, le nostre iniziative si sono protratte per tutto il mese di marzo con il consueto programma 8 marzo e non solo. Oltre al lavoro per l'affermazione di pari opportunità e pari diritti nel lavoro e nella società, grande è stato il nostro impegno, affiancato ad associazioni e ad altre istituzioni, anche scolastiche e sportive, perché cresca il no alla cultura della violenza, in particolare quella di genere. Assessore del Giudice, scorrono i titoli di coda sulle province. Ciò nonostante la sua attività va avanti, oggi giornata per fare il punto su questo mese di marzo a favore delle donne. Un mese di marzo a favore delle donne, ma non solo. Noi lavoriamo per le donne, con le donne, a 360 gradi tutto l'anno. Questa è la conclusione appunto di questo mese di marzo dedicato alle donne, ma l'amministrazione provinciale, l'assessorato alle pari opportunità è molto vicino alle problematiche che riguardano le donne, in primis la violenza nei confronti delle donne. Infatti i dati, lo ricordiamo sempre, non mi stancherò mai di dirlo, sono allarmanti, agghiaccianti proprio oggi, stamattina, gli ultimi dati. Oltre 138 le donne uccise lo scorso anno, altre donne sono state uccise dall'inizio di gennaio ad oggi. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo lavorare soprattutto per prevenire il fenomeno a livello culturale. E quindi questa iniziativa, questa giornata, l'ho voluta fortemente che si facesse qui nell'ente con le dipendenti per dare il segnale forte della presenza istituzionale, non soltanto sul tema della violenza, ma anche sul tema della donna in generale, della salute della donna. Infatti oggi abbiamo presentato un progetto importante, una preparazione di una tavolozza trucco per le donne che affrontano il momento difficile della malattia fisica, e noi cerchiamo con questa iniziativa di recuperare quello che è l'aspetto dell'animo, quindi quello l'aspetto più profondo, e di lavorare affinché queste donne possano riprendere a vivere. Nel corso dell'incontro è stato presentato il progetto che ha visto la realizzazione da parte del visaggista René Bonante di una confezione di trucco composta da prodotti cosmetici speciali per le donne sottoposte alla terapia chemioterapica, che saranno donate in vari centri medici specialistici della provincia.